Ciao a tutti e benvenuti qui su questa nuova puntata della mia carriera qui su F1 23. Siamo pronti per affrontare il Gran Premio di Olanda della stagione 2026, perché questa carriera qui su F1 23 è la continuazione di quella su F1 22. Abbiamo proseguito da quella che doveva essere la stagione 5 sul 22, ovvero dal 2026, con i piloti che sono chiaramente tutti trasferiti nei team in cui sarebbero stati nella stagione 5 di F1 22. E siamo in un'incredibile quarta posizione in campionato per via del bug incredibile, o meglio della taratura fatta da schifo della difficoltà a Monaco, dove in qualifica ho fatto la pole con 7,5 decimi di vantaggio, e poi in gara ho alzato il livello a 110 per la gara, e a livello 110 ho dato 1 minuto al secondo e doppiato il terzo. A livello 110, e quindi già 26 punti vengono da lì. Altri 15 più 8 della sprint, altri 23 vengono dallo scorso weekend di gara in Belgio, dove abbiamo affrontato una sprint race e anche una gara vera e propria folle, con tantissimi colpi di scena che sono successi. Ho sempre azzeccato la strategia ideale, vincendo la sprint race e arrivando terzo dopo una serie incredibile di alti e bassi nella gara vera e propria, una delle gare più belle della storia del canale. Quindi siamo quota 90, addirittura a pari merito con Russell, anzi davanti a George, perché noi abbiamo una vittoria a differenza del pilota Ferrari. È chiaro che non siamo in lotta per il titolo, è chiaro che con la macchina che abbiamo non possiamo in teoria giocarci le posizioni di vertice, ma al lato pratico siamo lì fra i grandi, fra i top drivers. Vedete poi chiaramente anche il resto della classifica di campionato con Piastri che purtroppo ha ancora 0 punti. E sì, facciamo finta che abbiamo due macchine diverse, che per non sforare il budget cap gli sviluppi li portiamo solo sulla mia macchina, così da giustificare un simile gap di prestazioni fra me e Piastri. È perché Piastri chiaramente era andato bene nell'ultima stagione di F1 22, perché nel frattempo quella era la stagione 4 e le sue statistiche erano aumentate tantissimo. Qui invece, essendo la stagione 1 del 23, Oscar Piastri è ritornato al livello 74, lì non so da che livello partiva. Sto cercando di aumentargli le statistiche andando a comprare i miglioramenti delle infrastrutture del personale, andando ogni volta negli eventi di reparto a scegliere quelli che gli aumentano le statistiche, la concentrazione e tutto quanto. Però è chiaro che ci vorrà molto tempo prima di riportarlo al livello 80 e qualcosa che aveva su F1 22. Purtroppo non c'è modo di andare a editare i valori, le statistiche dei piloti controllati dall'IA. Pensavo che lo script che mi consentiva di spostare i piloti a piacimento da una scuderia all'altra mi consentisse anche di editare le varie statistiche dei piloti, invece purtroppo non è così, e quindi questo va a penalizzare anche gli altri piloti che vengono dalla Formula 2, come Purcell, Iwasa, Lawson, perché chiaramente loro qui sul gioco, su F1 23, in stagione 1, hanno il livello 68, 69, 70 e sono nettamente più lenti rispetto ai piloti di Formula 1, mentre ad esempio Lawson aveva fatto una grande stagione in stagione 4 su F1 22, perché in stagione 4 su F1 22 era ormai arrivato a livello 80 circa ed era competitivo. Per il resto si segnala Nico Hülkenberg, che dopo la pausa di metà stagione ha sostituito Zhou, andando a punti già al primo tentativo in Belgio, mentre Zhou in tutta la stagione che ha disputato non ce l'ha mai fatta. Questo è un trasferimento che ha fatto il gioco, è un trasferimento che ha fatto il gioco di sua volontà. E diciamo che Hülkenberg era stato ingaggiato dall'Alpine come terzo pilota dopo che l'avevo licenziato io alla fine della stagione 2 o della stagione 3 su F1 22, e l'Alpine ha deciso di mettere in pista il quasi quarantenne Nico Hülkenberg per questa ultima mezza stagione, per capire un po' cosa non va sulla macchina, su una macchina che ha deluso decisamente le aspettative. Per quanto riguarda gli sviluppi, non è arrivato un upgrade di aerodinamica che doveva arrivare per questa gara e lo abbiamo già rimesso in produzione. Arriverà appena dopo il weekend di gara qui in Olanda. E per quanto riguarda gli altri reparti, abbiamo un upgrade in produzione per ognuno degli altri reparti che arriverà nelle prossime settimane. La Mercedes è diventata la miglior macchina adesso, scavalcando Aston Martin e Red Bull. Sì, la Red Bull, tempo 10 gare, già non è più la miglior macchina. In una stagione che nella realtà sta dominando, sì. Poi per il resto passi avanti anche da parte di McLaren, che stacca leggermente la Ferrari, l'Haas porta anche degli sviluppi e ci stacca un po'. Noi veniamo sopravanzati dall'Alpine, raggiunti dalla Williams, ma siamo tutti lì praticamente, siamo praticamente alla pari. E senza dimenticare che noi abbiamo un motore nettamente migliore rispetto a quello degli altri team, quindi il motore fa una grandissima differenza, quindi in realtà la vera competitività della nostra macchina è maggiore rispetto a quella che crede il gioco.
E niente, direi proprio che ci possiamo adesso tuffare nella sessione di qualifica. Eccoci qua in qualifica, un solo tentativo a disposizione. All'inizio, cioè alla fine del Q1, c'era un nuvoloso che comunque non minaccia pioggia. Spero di non avere problemi con il traffico lì davanti. Non ho capito se i piloti lì davanti sono nel giro di rientro o se stanno facendo adesso il loro giro veloce. Per adesso sono 163 millesimi più veloce rispetto a Yuki Tsunoda. I piloti avversari comunque si potrebbero migliorare, chiaramente. Però penso di avere comunque delle ottime possibilità di passare il turno. Scopriremo a breve come siamo messi anche nel Q2. 584 sotto, perfetto. Sta venendo fuori un tempo molto probabilmente degno del passaggio in Q2, a meno di clamorosi errori che non credo ci siano stati, o meno di clamorosi miglioramenti da parte dei piloti dell'IA, dovrei riuscire. E no, invece, attenzione, 17esimo? Penso che sia la prima, no, la prima forse no, ma una delle pochissime volte in cui vengo eliminato già nel Q1. Vengo eliminato insieme a Hülkenberg, Magnussen, Sargeant e le due Alfa Tauri di Liam Lawson e Ayumu Iwasa. Presto vedremo il resto della griglia di partenza. Speriamo anche che Oscar Piastri faccia una bella prestazione, visto che è rimasto solamente lui a difendere i colori della Coyote Motorsport. E quindi, visto che in qualifica ci siamo qualificati male, scegliamo di andare in penalità. Andiamo a montare il quinto motore, perché tanto prima o poi il quinto motore l'avremmo comunque dovuto ordinare al 100%, e tanto vale che lo andiamo a ordinare adesso, perdendo solamente poche posizioni sulla griglia di partenza. Anzi, visto che ci siamo, possiamo ordinare una unità nuova di tutte le componenti, perché conviene, ormai tanto partiamo già ultimi. Non è realistico ordinare una nuova componente di questi di componenti come l'MGU-K, perché l'MGU-K non è che, cioè, noi ne abbiamo usate solamente due. Non è che possiamo ordinare la quinta unità quando ne abbiamo utilizzate solamente due, cioè in realtà non si fa così, in realtà devi usare prima la terza e la quarta. Quindi realisticamente, per non dare un pugno in faccia al realismo, andiamo a prendere una nuova unità solamente delle componenti che abbiamo già utilizzato, di cui abbiamo già utilizzato tutte le unità a disposizione, quindi anche il turbo. Ecco, il turbo ne abbiamo uno nuovo, quindi non possiamo ordinare il quinto. Cioè potremmo, ma è un errore del gioco. Non andiamo a ordinare il quinto se ancora non abbiamo usato il quarto. La UCE, questa la possiamo ordinare perché chiaramente le abbiamo già utilizzate tutte e due. Anche il cambio, no, il cambio no, il cambio abbiamo il quarto cambio ancora allo 0%. Il motore ne abbiamo ordinato il quinto perché del quarto motore abbiamo fatto due giri col quarto motore, quindi il quarto è stato usato. Certamente. Quindi il motore lo possiamo ordinare. E quello lì col motore sicuramente saremmo andati in penalità prima o poi. Max Verstappen ha fatto un Prima bel fila giro ieri tutta in ottima Mercedes, pole position. con l'idolo di casa Appena Max accanto Verstappen davanti ad Piastri Albon di soli Alexander Albon. 37 E millesimi ora vediamo il comunque, resto ottima della prestazione griglia. da parte di Alex. Russell, Sainz, Seconda fila tutta Hamilton, Ferrari e la Norris, migliore Red Bull solamente Hamilton, sesta. Grandissima Alonso, Gasly, difficoltà della Perez, Red Bull, che Stroll, ha Bottas, perso tutta la Ocon, supremazia, Tsunoda, ma tutta Oscar anche dalla Piastri, Ferrari, poi fra l'altro. Léo Pourchaire, Il Hülkenberg, campionato allora è aperto, eh. Il campionato è Leclerc, ancora aperto. Magnussen, Penalità anche per Charles Leclerc che Grosjean, parte Liam 17esimo. Lawson, E Iwasa, chiaramente anche per il noi che capitano. partiamo ultimi. La tattica migliore qui sembra Hamilton essere prende quella di come fare tre traiettoria stint da iniziale, 24 giri l'emozione l'uno. cresce ogni secondo. Strategie molto Hamilton, variegate, vediamo c'è chi anche chi prende il sceglie le gomme comando. hard. Quale scuderia avrà la Io meglio? parto con le Chi avrà morbide, ideato la poi strategia metterò le perfetta per la medie. gara di oggi? E poi per l'ultimo Vedremo stint da tra 24 poco. giri sceglierò se mettere un altro set di morbide o un altro set di medie a seconda di quale delle due gomme mi sarà piaciuta di più. Qui storicamente negli F1 precedenti le gome morbide andavano sempre malissimo qui a Zandvoort. Nel primo stint di Mentre le gara voglio auto si vedere preparano per la se partenza, sarà così anche qui iniziale su F1 della gara 23. emozionante. Qui il Attenzione gioco mi memorabile per dice, mi dà l'avvoltoio. due tattiche a tre fermate, ma non penso che, no, tre fermate non convengono. Spero che i piloti dell'IA ne facciano due. Non conviene assolutamente fare tre fermate, non ha nessun senso. Semafori che si accendono, si spengono in questo momento. Speriamo di fare una buona partenza, invece abbiamo pattinato un po'.
sa che non c'è spazio per inserirci qui in curva 1, invece sono costretto a inserirmi perché frenano molto presto lì davanti, mi devo buttare all'interno per non tamponare i piloti davanti, riesco a guadagnare 2-3 posizioni forse, perfetto, e in questi giri qua che dobbiamo spingere per guadagnare posizioni, visto che abbiamo gomme morbide, non so quanto durerà la superiorità delle gomme morbide rispetto a quella alle gomme medie che hanno parecchi altri piloti. Lo sfruttate bene comunque alla fine, sono sedicesimo, sono già più avanti di dove sarei dovuto partire senza penalità sostanzialmente, quindi abbiamo già ampiamente annullato la penalità in griglia. Vediamo qui il replay della partenza, le due Mercedes in prima e seconda posizione, non sembra partito benissimo Max Verstappen che subito si va a proteggere da Alex Albon che va però a prendersi così la prima posizione sfruttando anche le gomme. Qui c'è l'attacco di Verstappen all'esterno però che riesce, incredibile, c'è stato forse anche il contatto fra le due Mercedes, grande manovra proprio di forza di Max Verstappen che però rompe, attenzione, ha rotto l'ala, gli manca un flap a Verstappen, incredibile. Ha fatto una grande manovra su Albon nel riprendersi la posizione all'esterno con svantaggio di mescola, ma ha rotto l'ala Max, ha rotto l'ala, sarà costretto a fare un pit e la sua gara parte già in salita, quindi ora il leader della gara virtualmente è Alex Albon che erediterà chiaramente la prima posizione quando Max si farà da parte per andare ai box. Qui si vede chiaramente quanto Max stia andando piano, c'è proprio il serpentone di auto dietro e sembra che siamo sotto regime di safety car praticamente. Anche perché nessuno prova a effettuare attacchi, sono tutti lì come se fosse evitato sorpassare, sì. Vediamo se riesco a passare anche Purcher, qui in staccata, vado qui all'interno del pilota francese, gli devo dare spazio perché è ancora affiancato qui, ma avrò il favore di traiettoria alla controcurva successiva e poi si riaccoda subito. Sono già 15esimo, grande partenza, c'è da tenere occhio poi soprattutto le temperature, perché più che l'usura sugli F1 precedenti erano le temperature che mi mandavano in crisi con le gomme più morbide. Max e box, intanto c'è l'attacco qui di George Russell nei confronti di Albon, grande attacco di Russell con gomma hard addirittura, va ad attaccare Alex che ha gomma morbida, vediamo se riesce a completare il sorpasso, e no, però ancora il bug delle auto che diventano trasparenti. Oh, qui si dovevano toccare con Russell che doveva tipo finire in testa coda, finire contro le barriere, sarebbe stato un incidente enorme. Qui si sarebbero proprio agganciati, sarebbe stato un incidente enorme questo qui fra i due. E incredibilmente, ma questa cosa qui, sto notando poi perché fra, dov'è che era lì, Spagna, Canada, succede sempre e solo in curva 1 nel corso del secondo giro. Solo in questa fase qui succede sto bug dei piloti che diventano trasparenti. Sempre alla prima curva del secondo giro. Questo doveva essere un incidente enorme questo qui, doveva finire a muro Russell, distruggere la macchina, magari anche rimbalzare in pista e coinvolgere altre auto, bandiera rossa o safety car, doveva essere un disastro. E invece niente. Vediamo qua se riuscirò ad attaccare Yuki Tsunoda all'esterno, perfetto. Accelero meglio qui, esco meglio però, apro il gas prima. Rispetto al pilota giapponese, me lo metto dietro, sono già 13esimo, mamma mia, ma che roba è? Il prossimo Bottas con la gomma media, guardate quanto guadagno qui in rettilineo, poi vado a tirare la staccata, stesso sorpasso che avevo fatto, non mi ricordo su chi, ma l'avevo fatto anche nel giro precedente, mi porto in 12esima. Sì, ma mi sa che il livello di difficoltà è un po' troppo basso, il livello 102 su F1-23 è troppo basso, mi sa, perché... Sì, me ne dovevo forse accorgere già prima, perché sono quarto in campionato con la terza peggior macchina, tipo. Però questa partenza qui, dove ho superato mezza griglia in due giri, mi fa sospettare che la difficoltà si è nettamente abbassata e dovrei valutare un innalzamento. Ocon qui mi fa fare una manovra evasiva abbastanza brusca e... Già che c'è un polso quasi rotto, ho sentito una fitta al polso sinistro quando ho fatto quel controsterzo. Sì. Mamma mia, ho un motore di una superiorità imbarazzante. Ho provato a chiudere, ma non ne ha. Perché chiaramente adesso il motore è anche nuovo, il motore termico è nuovo. Sono andato in penalità apposta per montarlo. E guardate qui che differenza che fa un
motore nuovo, ma non solo perché è nuovo, ma anche perché è nettamente più potente rispetto a quello degli altri team. Abbiamo puntato tutto sul motore per quanto riguarda gli sviluppi, e sembra che questa sia la scelta migliore. E infatti c'ho il dubbio, ma il gioco è facile perché l'AI è tarata male o perché abbiamo una macchina molto competitiva per via del motore? Cioè, non so perché sono così competitivo, non so se sono così competitivo perché il gioco è troppo facile e quindi la difficoltà va alzata, che 102 è troppo bassa, oppure se sono così competitivo perché sono stato bravo a scegliere gli upgrade giusti, sono stato bravo a scegliere questa filosofia di aggiornare il motore, di comprare quanti più upgrade possibili per quanto riguarda il motore e avere una macchina imbattibile in rettilineo. Non so per quale di questi due motivi io sono più veloce di come dovrei essere, insomma, perché è chiaro che con questa macchina qui non dovrei essere quarto in campionato. E non so per quale di questi due motivi sono così veloce. Ora vado ad attaccare Piastri, lui ha il mio stesso motore ma forse non ha usato l'ERS per tutto il rettilineo, comunque resiste, poi mi fa passare. Ordine di squadra, bravo Oscar, ne ho di più di lui, non ha senso, sì, è chiaro che è stato, non credo che la IA sia così evoluta qui sul 23 da fare questi ragionamenti, però all'atto pratico l'effetto è stato quello di un ordine di squadra. Quindi ora in zona punti ci sono io e i due piloti davanti, Gasly e Perez, hanno gomma hard. Sicuramente le mie soft sono ancora migliori delle hard dopo solamente 5 giri e mezzo. Qui fra l'altro noto che non ho più problemi di temperatura, i problemi che avevo su F1 22 con le gomme soft qui in Olanda si surriscaldavano in maniera assurda. Forse sono anch'io che ho un setup migliore. Altro giro, altro tentativo, qui sempre con Sainz all'interno, Albon all'esterno. Stavolta mi sa che è completato il sorpasso il ferrarista, vediamo, prova a rimanere affiancato Alex Albon, Sainz non chiude in tempo e lascia sfilare Albon, forse troppo prudente qui il ferrarista, che però attenzione ha un'uscita di curva clamorosa con Albon che anche forse ha alzato il piede qui Albon. Non esiste che un pilota con le hard esca così tanto meglio rispetto a uno con le gomme soft. Si sta complicando la vita Alex Albon qui, è stato troppo prudente nella battaglia contro Carlos Sainz. Albon attaccato anche da Russell, anziché essere lui ad attaccare Sainz viene insidiato da Russell che completa così forse il sorpasso all'esterno. Problemi per Albon, c'è qualcosa che non va sicuramente, non è normale, non è assolutamente normale che faccia tutta questa fatica quando hai in superiorità di gomma e con la macchina migliore. I due ferraristi quindi in prima e seconda posizione. C'è un trenino assurdo qua, sono tutti uno in scia all'altro, perché in testa alla gara ci sono piloti con gomma hard che evidentemente fanno da tappo anche agli altri. Quindi io avrò neanche 4-5 secondi di ritardo dal leader della gara qui, forse no, non c'è il margine per attaccare Pierre Gasly, non bisogna prendere rischi, non devo vanificare tutte le posizioni che ho guadagnato in questi primi giri. Qui forse posso attaccare Pierre all'esterno, posso uscire meglio dal tornante qua, lo attacco qui e guardate che motore, la superiorità di motore mi consente di fare sorpassi che altrimenti non avrei mai potuto fare. Cioè, se avessi puntato tutti i punti risorsa, insomma, su telaio o su aerodinamica, non avrei mai poi mai avuto una macchina in grado di fare sorpassi in questi punti della pista. Il motore è molto più importante di aerodinamica e telaio qui nel gioco, ma di brutto. Guardate qui anche su Perez quanto guadagno, si porta all'interno Sergione Perez, vado largo qui testa coda, com'è successo? C'è margine per entrare in pista qui, rientro 14esimo. Forse avevo il bilanciamano, non è il bilanciamento frenata, ho pizzicato l'erba. Sono abbastanza sicuro che su F1 22 pizzicare l'erba non ti avrebbe fatto perdere il controllo in questo modo. Russell su Sainz lo passa ancora prima della staccata, si porta in prima posizione con Sainz che prova a resistere. Russell esce meglio però dalla curva 1 e rimane davanti, quindi si prende la prima posizione l'inglese. E io ho perso nei confronti di Tsunoda e degli altri piloti davanti, quindi può essere che il fondo mi si sia rovinato durante il testa coda a questo punto, perché appunto dopo l'errore non sono più riuscito. Attenzione, contatto qui, Hülkenberg, cosa fai? È safety car, safety car.
Ma questo è F1 23 o è il 22? Fatemi capire. Questa è la prima tamponata senza senso, veramente senza senso, subita qui su F1 23. Però a lato pratico questa è la prima volta in cui F1 23 si comporta esattamente come F1 22, con gli attacchi proprio senza senso, fatti quando io sono già completamente dentro la curva e quando il pilota della IA è completamente dietro. Guardate qui, non mi puoi attaccare qua. Non mi puoi attaccare qua. Cos'è questa roba qui? Questa è la prima volta che F1 23 si dimostra pessimo per quanto riguarda la IA come il 2022, solo che chiaramente se succede una o due volte a stagione ci sta. L'importante è che non succeda sempre. Ecco perché Nico Hülkenberg è tornato in Formula 1 a quasi 40 anni, aveva qualche sassolino nella scarpa da togliersi dopo l'esperienza negativa che ha avuto in Coyote Motorsport, dove non ha ottenuto mai neanche un punto, più per colpa sua però che per colpa mia. Lui sfasciava un alettone a gara in media. Però Nico mi ha fatto un favore perché ora questo safety car va a ricompattare gli stacchi. Ci sono molti piloti che scelgono di fermarsi sotto safety, giustamente. Questo su F1 22 non sarebbe probabilmente successo. Su F1 22 i piloti facevano i pit dopo la safety car. Si ferma anche Piastri. Bene, quindi lui aveva le soft. Quindi questa safety car va a vantaggio non solo mio, ma anche del mio compagno di squadra Oscar Piastri. Andiamo chiaramente a cambiare l'ala. Andiamo a montare con un bel po' di giri di anticipo le gomme medie. E forse per fare ancora solamente due fermate, a questo punto mi conviene fare medie medie. Altri piloti che ci stanno fermando, altri piloti che ci stanno fermando, forse alcuni team per non fare il doppio pit hanno scelto di far fermare i piloti in due giri separati. Guadagno un paio di posizioni. E quindi ora sono 20esimo. Sì, ma è un errore. È un errore evitare il doppio pit. Cioè, avrebbero perso molto meno tempo questi piloti qui se avessero fatto il doppio pit insieme ai compagni di squadra al giro prima, perché loro comunque adesso si ritrovano nelle ultime posizioni perché chiaramente hanno fatto un giro intero di gara dietro la safety car con gli altri che nel frattempo si erano compattati, e quando sono andati ai box adesso hanno perso tutte le posizioni, addirittura Sainz. Questo è un errore gravissimo della Ferrari questo allora, perché Sainz non... Russell non si è fermato proprio, Russell, quindi la Ferrari non è che non ha fatto doppio pit. E la gara riparte, quindi la gara riparte, i primi sette piloti ancora non si sono fermati, hanno gomme medie o hard, vedremo quanto tempo rimarranno in pista prima di fermarsi, spero tanto, spero che non si fermino fra uno o due giri, come capitava su F1 22. Faccio seguito intanto Lewis Hamilton, mi porto in 17esimo qui all'esterno, vado ad attaccare Sainz che deve frenare prima perché è davanti a Iwasa, lo sopravanzo, mi porto in 16esima posizione, guadagno tanto qui. Sargent si prende l'interno e mi prendo il mezzo, attenzione, mi prendo il centro, rischiosa questa scelta qui. Tiro una gran staccata, li passo entrambi, alla fine il pilota che era all'esterno ha desistito. E in staccata comunque siamo arrivati solamente in due, sono già quindi 14esimo con Hülkenberg qui vicino. Non so se Kevin si è fermato oppure no, perché sta andando abbastanza piano. No, ma si è fermato, altrimenti sarebbe molto più avanti di così. Comunque lo passo, mi porto in 13esima posizione. Ancora affiancato Kevin, prova a tirare la staccata, ma ormai sono all'interno, traiettoria favorevole e completo il sorpasso. Esco meglio qui rispetto a Nico Hülkenberg, gli mangio un'eternità di motore, lo passo così, mamma mia. È imbarazzante proprio la superiorità del mio motore, proprio imbarazzante. C'è Piastri intanto che si è portato in decima. E quindi forse ha già iniziato a superare alcuni dei piloti che non hanno fatto il pit. Forse Bottas è fra di essi, o no, non lo so onestamente. Comunque sì, ormai i piloti che ancora non si sono fermati, bene o male, si stanno iniziando a mischiare a quelli che si sono già fermati, che evidentemente li stanno superando. C'è un attacco qui all'interno di Hülkenberg, o meglio all'esterno di Nico Hülkenberg. Mi difendo da Nico e forse vado a insidiare anche Bottas. Lo farò nel rettilineo principale. Il sorpasso su Valtteri. Ecco qua, attiviamo l'ERS, guadagno una vita, una vita. Passo Valtteri. Però
Apro in scia Piastri, Valtteri, guadagna terreno, vado a tirare una super staccata, quasi mi tocco con Ocon, mamma mia che rischio, che rischio, e passo anche Piastri. Sono decimo, sono già di nuovo in zona punti e ora guadagnerò altre posizioni perché ci sono parecchi piloti qui davanti che hanno ancora le gomme con cui sono partiti, vanno quindi molto piano e fanno andare più piano anche i piloti che hanno già fatto il pit, che si ritrovano tappati. Rompe gli indugi Lando Norris, rompe gli indugi Lando Norris con gomma media, nessuno dei due si è ancora fermato ai box, probabilmente le gomme medie sono superiori alle hard anche dopo 18 giri, passa così Lando Norris e si fa prendere la prima posizione, ma c'è Albon terzo con un pit già effettuato che è a 4 secondi 2 di distacco. Mi è già andata bene sia con l'errore che ho fatto con, mentre attaccavo Perez, sia con il quasi tamponamento Ocon all'inizio del giro, già due jolly che mi sono andati bene, quindi dato c'è Verstappen, lui sicuramente il pit l'ha già fatto, vado ad attaccare qui Max Verstappen all'interno, Max con gomma nuova ma tappato dal traffico lì davanti, poi gomma hard che ancora non si è accesa probabilmente, vado quindi a sopravanzare il pilota che era partito in pole position e ora forse attacco anche Leclerc, mamma mia è illegale questo motore, questo motore è qualcosa di assolutamente illegale. Porto in ottava, occhio qui a non tamponare Purcher. Ora in settima anche, dopo aver passato Charles Leclerc. Prossimo chiaramente è il francese dell'Alfa, mamma mia che roba assurda. Lo passo così, rimane affiancato però Teo, gli devo dare spazio. Grande resistenza qui, alla fine deve cedere e sono sesto. Il prossimo è Alonso che ancora non si è fermato, ancora gomme vecchie, lo vado ad attaccare senza usare l'ERS perché ho il DRS chiaramente, l'ERS per questo giro me lo risparmio un po', così carico un po' la batteria, sono ora in quinta posizione. Albon intanto qui va chiaramente ad attaccare George Russell con gomma molto più nuova, ruota a ruota fra i due, Albon qui prova all'esterno, dovrebbe riuscire in trazione a prendersi la posizione nei confronti del ferrarista, infatti è così, secondo Alex. Albon anche su Lando Norris, non può resistere chiaramente Lando con gomme molto più usurate, Alex Albon si prende la prima posizione ed ora il favorito per la vittoria, perché è primo e ha gomme messe molto meglio rispetto ai suoi rivali diretti. Bandiera gialla qui dietro, Valtteri Bottas era settimo, si gira Bottas e dà la settima posizione proprio a Oscar Piastri, rimane fermo e scenderà in ultima posizione. Si ferma Russell, si ferma George Russell ai box per la sua prima fermata. No, bandiera rossa. Per il testacoda di Bottas. No, ma questo è esagerato, a meno che non ci sia stato un incidente, magari qualche altro pilota ha colpito Bottas mentre Valtteri rientrava in pista, io qui non lo posso vedere perché quando c'è la bandiera rossa non è disponibile il replay istantaneo, per scoprire che cosa è successo dovrò attendere la fine della gara, dovrò attendere il replay globale della gara, e a voi chiaramente ve lo faccio vedere adesso che cosa è successo, ma io non posso saperlo, non ho modo di saperlo fino alla fine. E allora vediamo per intero l'episodio che ha coinvolto Valtteri Bottas, il testa coda, aspetta giustamente il transito degli altri piloti, forse viene colpito, no, bandiera rossa così, senza multa, rimane fermo qui poi, e viene data la rossa per questo? E allora vediamo un po' qual è la griglia di partenza di questa gara dopo la bandiera rossa. Albon parte dalla prima posizione con Norris che chiaramente fa il pit gratuito, completamente gratuito sotto bandiera rossa, va a montare gomme medie nuove e si ritrova a partire secondo. Sfortunatissimo è stato George Russell perché è arrivata la bandiera rossa proprio mentre lui era ai box per effettuare il cambio gomme, quindi Russell si ritrova in sesta posizione quando se la bandiera rossa fosse arrivata solo 30 secondi prima, cioè prima che Russell imboccasse la corsia di box, si sarebbe trovato nella posizione in cui era prima del pit, quindi o secondo o terzo, adesso non mi ricordo dove che era. Molto bene Piastri che è settimo, e per il resto c'è Hamilton decimo, Alonso tredicesimo, Verstappen solamente diciottesimo con gomma soft,
sta andando di male in peggio il suo weekend di gara, e nessuno è ritirato, quindi. Però bandiera rossa con un incidente che non costringe neanche nessuno al ritiro. Boh, vabbè. Allora ci prepariamo per la ripartenza, si spengono i semafori, una buona, ottima partenza. Lascio sul posto il buon Lance Stroll. Attenzione, c'è il contatto! Chi è che mi ha preso così? Chi è che mi ha preso così? Rivediamo qui la partenza con Albon, Norris e Stroll, e io in quarta posizione sono partito molto meglio rispetto ai tre piloti che mi erano davanti. Mi sono preso qui l'esterno, sono stato agganciato da Ocon. Sono stato agganciato da Ocon. Vediamo qua. Ah, mi sa che è colpa mia. Non ero completamente davanti a Esteban. Ocon a sinistra aveva l'erba. Mi ho praticamente sterzato addosso io, errore mio purtroppo, errore mio. Quanto agli altri, Albon va a stringere Lando Norris all'interno, che però riesce comunque ad affiancarsi. Vediamo un po' chi la spunta fra i due. Sembrerebbe Alex Albon, riesce a rimanere davanti. Importante questo perché Albon ha le gomme soft e Norris ha le gomme medie. Poi Russell cosa sceglie? Medie anche per lui, soft per Lance Stroll, così come per Carlos Sainz e anche per Piastri, che è sesto. Una grande occasione Oscar di fare bene. Intanto qui vediamo se c'è l'opportunità di guadagnare delle posizioni con fondo rosso sul 22. In questa situazione qui la macchina sarebbe praticamente inguidabile, invece qui no, onestamente i danni al fondo non li sento quasi per niente, e anche quelli all'ala non è che mi stanno facendo soffrire più di tanto. Per ora restiamo in pista, per ora restiamo in pista, poi se arriva una safety car, una virtual anche magari valuterò se andare ai box per cambiare ala, ma per ora non mi conviene cambiare ala, è più il tempo che perderei di quello che guadagnerei come passo gara, senza contare che mi toccherebbe disfarmi di queste medie nuove, perché il gioco ti obbliga a cambiare gomme, anche se vai box solo per l'ala, il gioco ti obbliga a cambiare anche la gomma, e non ho altre medie nuove, quindi dovrei montare delle gomme più lente di quelle che ho adesso. Però si sente, non so se sono i danni al fondo o i danni all'ala. Però si sente che non riesco a essere aggressivo come nelle occasioni precedenti in cui facevo parecchi sorpassi a giro. Qui ancora contatto con Bottas, la perdo in fase di frenata. Scusa Valtteri. Allora si sentono i danni, allora si sentono. Non riesco a capire però se sono quelli al fondo o quelli all'ala che mi fanno guidare così, insomma. Altro giro, altro attacco qui di Norris, stavolta si prende così la posizione in staccata con Albon che non riesce proprio a difendersi. Evidentemente le soft sulla Mercedes non funzionano. Anche Russell va a passare Alex Albon in crisi, in grande crisi qui l'angolo thailandese della Mercedes. Norris si è preso già quasi 2 secondi di margine intanto. Niente, Albon qui è attaccato anche da Stroll, forse anche da Sainz addirittura. Sceso già in quarta posizione. Ora è il momento di attaccare Kevin Magnussen, anche il danese ha danni all'ala, però ha gomme più performanti delle mie e non ha in teoria danni al fondo, quindi comunque non dovrebbe essere più lento di me, ma al lato pratico invece lo è. Vado quindi a prendermi la 19ª posizione. Per il resto non sto girando molto più piano rispetto agli altri piloti, che in questa fase di gara molti hanno anche gomma morbida. Cambio di strategia, vado ai box, cambio l'ala, metto gomme soft nuove, faccio 2 stint da circa 16 giri con le soft nuove. Per sfasare un po' la mia strategia, perché il ritmo che stavo tenendo era buono in rapporto ai danni che avevo, ma non era buono in senso assoluto, non riuscivo ad avvicinarmi neanche a Lawson, lì all'Alfa Tauri, alle Williams. Ora sfalso un po' la strategia, con ala riparata e gomme morbide nuove. Sicuramente ora andrò abbastanza forte da recuperare ampiamente quello che ho perso, i secondi persi per aver cambiato l'ala. Bandiera gialla, attenzione. Una McLaren sta avendo problemi. Una delle due McLaren si sta fermando, si vede chiaramente dalla minimappa. E quella di Pierre Gasly, quella del campione del mondo in carica, che si ferma. Nessuna neutralizzazione, purtroppo. Raggiunto Magnussen e Valtteri Bottas. Devo passarli se
senza perdere tempo, idealmente tutte e due in un colpo solo. Andiamo qui, però Magnussen non posso attaccarlo perché c'è Bottas affiancato dall'altro lato, che mi impedisce di prendere l'interno anche su Kevin. Kevin che ha l'alettone rotto, danneggiato, quindi sarà sicuramente più lento del normale in curva. Ora accendo l'ERS, lo affianco così di prepotenza, mi porto in 19esima posizione. Sono in questo periodo della gara fra i più veloci in pista sicuramente, ma ho chiaramente un altro pit da effettuare. Lo effettuerò intorno al 56esimo giro. Anche gli avversari in teoria dovrebbero avere, almeno la maggior parte, un pit da effettuare, e chi non effettuerà un altro pit arriverà a fine gara con gomme finite, perdendo tantissimo. Però se non arrivano safety car, sa proprio che la zona punti è un risultato irraggiungibile. Si ferma Piastri per la sua ultima sosta ai box, mette gomma media, mi rientra appena davanti, ma chiaramente io ho ancora un pit da effettuare. Piastri purtroppo negli ultimi giri del suo stint ha perso terreno, aveva perso ampiamente la zona punti. Ora farà un undercut rispetto agli altri piloti che decideranno di fermarsi, però la vedo molto dura per lui riuscire ad arrivare nei punti. Prima di fermarmi i box per fare questo pit per mettere le soft e cambiare ala, ero a circa 4 secondi da Lawson, ora l'ho ripreso, quindi sono già ora più avanti di dove sarei se non avessi fatto il pit, anche perché se non avessi fatto il pit avrei continuato a perdere su Liam Lawson. Ora magari sarei a 7-8 secondi da lui, a furia di perdere qualche decimo al giro. Quindi comunque sia, ho fatto bene a fare questo pit aggiuntivo. Mi fermo anche io ai box un giro dopo rispetto a Liam Lawson. Metto un altro set di gomme morbide nuove contro le medie che scelgono gli altri piloti, quindi avrò superiorità di gomma anche per questo ultimo stint di gara. E sono fra l'altro davanti a Lawson, gli ho fatto l'overcut e gli ho guadagnato, segno che... Attenzione, contatto! Svei! Lawson mi tampona come Hulkenberg, ma è F1-23 questo qui? O per sbaglio ho avviato il 22? Eccolo qua, Liam Lawson. No, questo è il 22. Questo è F1-22, mi sa che ho sbagliato gioco. Sì. E intanto qui, già al giro 60, arriva Lando Norris che si va a prendere la posizione nei confronti di Russell. Veramente senza senso la scelta della Ferrari di mettere le gomme soft, insomma, per fare così tanti giri. Dopo un lungo inseguimento ho raggiunto Ayumu Iwasa. Vado chiaramente a passare senza nessuna difficoltà. Ora il prossimo obiettivo realistico magari prendere Sargeant, ma se non arrivano safety car la mia rimonta al massimo si fermerà appunto al pilota americano della Williams. Ancora un altro tentativo qui di Hamilton nei confronti di Carlos Sainz all'esterno, qui dovrebbe completare il sorpasso senza troppi problemi, e infatti è così, si prende la terza posizione Lewis Hamilton e c'è anche la seconda di Russell nel mirino. Hamilton raggiunge Russell, lo attacca ben prima della staccata, si porta in seconda posizione. Russell prova qui a difendersi all'esterno, ma non ha più gomma, è costretto ad accodarsi. Sainz all'attacco di Russell, Albon va all'esterno, ne passa uno e forse passa anche l'altro. Grande manovra di Albon, supera le due Ferrari in un colpo solo, strepitoso Alex Albon. Albon ha raggiunto anche Hamilton, veramente incredibile la progressione di Alex Albon, che va all'attacco del pilota inglese di Aston Martin, lo passa così a metà rettilineo. Grandissima prestazione di Albon, che si va a prendere quindi la seconda posizione. A Sargeant purtroppo non lo prendiamo, invece Ocon sì, perché Ocon non si è ancora fermato, ha le gomme che ha montato quando ha cambiato ala dopo l'incidente che ha avuto con me alla ripartenza dopo la bandiera rossa, quindi gomme molto consumate per lui. Lo vado a sopravanzare, questa sarà con tutta probabilità la mia posizione finale di arrivo in gara, in una gara che avrebbe potuto portarmi risultati ben diversi. Però ogni tanto capitano anche le gare in cui va tutto storto, insomma. Attenzione qui intanto, arrivo in volata qui al photo finish fra Sainz e Verstappen. Verstappen prova l'attacco e lo passa! 19 millesimi! Per 19 millesimi! Max Verstappen si prende la posizione su Sainz.
Ultima curva anche per me, ed ecco che arriva un 16° posto fra i peggiori risultati di questa stagione. Grande, grande amaro in bocca, ma le corse sono così, a volte va bene, a volte va male. Al termine di una gara veramente folle, Lando Norris vince sfruttando alla perfezione la fortuna che ha avuto, perché è arrivata la bandiera rossa quando Lando ancora non aveva effettuato pit stop ed era quindi in prima posizione. Vince con 4 secondi e 3 di vantaggio nei confronti di Alex Albon, lentissimo con gomma soft, velocissimo con gomme di altra mescola, va a completare una grande rimonta, grandi sorpassi, strepitoso in particolare il doppio sorpasso che ha effettuato sui due ferraristi a qualche giro dalla fine. Lewis Hamilton completa il podio davanti a Max Verstappen, che regola Sainz in volata, solamente 19 millesimi di distacco fra i due. Fernando Alonso si deve accontentare di un sesto posto, anche lui quasi in volata con Max e Carlos. Abbiamo poi Stroll, Russell, Perez e Leclerc a completare la zona punti. Russell è crollato completamente negli ultimi giri con le gomme soft che non hanno tenuto, non gli hanno dato la possibilità di lottare con i suoi avversari. Fuori dai punti Hülkenberg, Tsunoda, Piastri 13°, staccatissimo comunque dalla decima posizione, non ha avuto un gran passo il mio compagno di squadra. Poi abbiamo Purcher, Sargeant, io in 16° posizione, alla fine sono finito a solamente 12 secondi da Piastri, con danni rossi al fondo per tutto quel tempo, con tutto quello che mi è capitato, quindi Oscar poteva andare molto meglio di così. Abbiamo poi Ocon, Bottas, Iwasa, Magnussen, Lawson e Gasly ritirato per problema tecnico. In campionato abbiamo Fernando Alonso ancora leader del campionato con 13 punti di vantaggio nei confronti di Norris, 41 su Max Verstappen, che comunque finendo davanti a Fernando ha ridotto il gap che lo separa dalla prima posizione in campionato. Alex Albon in quarta posizione a quota 103 punti, 71 punti dalla vetta. Poi abbiamo i due ferraristi, Sainz e Russell, io scendo in settima posizione, peccato veramente perché poteva essere una gara che poteva portarmi potenzialmente un altro podio senza quell'errore che ho commesso andando a stringere Ocon, pensando di essere completamente davanti al pilota dell'Alpine. Grande, grande peccato, adesso potevo essere ancora quarto in campionato. Vabbè, ci sono anche gare così, ci sono anche gare dove non si riesce a ottenere il massimo risultato possibile. Abbiamo poi Hamilton ottavo in campionato, si sta riprendendo proprio in queste ultime gare. Lewis Hamilton, un avvio di stagione da incubo per lui, addirittura ha deciso il ritiro a fine campionato, chissà che non si possa magari ripensare di quel fine stagione se continuerà ad andare così bene. Poi via via tutti gli altri, non ci sono cambiamenti particolari nelle ultime posizioni. Nel campionato riservato ai team abbiamo la Red Bull che ha quasi 100 punti di vantaggio nei confronti della Mercedes. Noi salutiamo la Aston Martin che se ne scappa definitivamente, la McLaren però è ancora dietro perché ha ottenuto un solo punto con Leclerc, e poi le altre squadre non ci riguardano sostanzialmente dall'As in giù, perché ben difficilmente riusciranno a raggiungerci. Un evento di riparto questo, le cui conseguenze ci sono ignote, quindi dobbiamo stare attenti a quello che decidiamo. Il capo del reparto moto propulsore ci ha comunicato le sue opinioni su dove è meglio concentrarsi con lo sviluppo. Queste opinioni vanno in contrasto con le mie istruzioni. Possiamo scegliere se dare ragione a lui o continuare su quello che decido io, insomma, perché sono io il proprietario. Diciamo che lui ha più esperienza e dovremmo dare retta a lui. Facciamo accetta e fra un po' di tempo sapremo le conseguenze di questa scelta. Purtroppo non è arrivato neanche questo upgrade di telaio che doveva arrivare appunto per questa gara. Lo mettiamo subito nuovamente in produzione, arriverà dopo Monza. C'è poco da fare. Con un costo veramente irrisorio mi posso andare a comprare questi upgrade personali del pilota, che vanno fra l'altro a ridurre l'usura del motore del 10%. Sì, col fatto che questa in realtà è la quinta stagione, io qui non sono un esordiente, sono un pilota già abbastanza esperto e quindi so come guidare per usurare meno il motore, so dare dei feedback più precisi sulla macchina, il che aumenta i miei punti risorsa. È realistico andare a comprare già adesso questi upgrade, anche magari al livello 2, anche magari al livello 2, perché ormai questa è la mia quinta stagione. Mentre la fama pilota ci interessa relativamente, perché tanto non devo cambiare scuderia, sono bloccato qui nel My Team ovviamente, non è che mi devo rendere appetibile alle altre squadre. È arrivato finalmente questo upgrade di resistenza aerodinamica che si era guastato e doveva già arrivare in tempo per il GP d'Olanda. Ora andiamo a spendere 850 crediti per questo upgrade di DRS, che manco dirlo
aumenta di riflesso la velocità sul dritto, come se già non avessimo abbastanza, e puntiamo tutto su questo. Peccato che arriverà dopo Monza, perché a Monza ci avrebbe fatto comodo. Completato anche l'upgrade del personale, quello che dà più ritmo al secondo pilota, quindi ora Oscar Piastri ha un bonus di più 5 per quanto riguarda ritmo, riflessi e destrezza, le sue, con 97 anche di concentrazione, le sue statistiche reali, quindi sono queste qui, 82 destrezza, 87 riflessi, 85 ritmo, inizia quindi a essere un pilota di un certo livello e spero che nelle prossime gare ottenga dei risultati all'altezza del suo livello, all'altezza dei buoni risultati che stava iniziando a ottenere nel corso dell'ultima stagione che abbiamo fatto su F1 22. E niente, per quanto riguarda questo video direi proprio che è tutto. Peccato, peccato che è nata male per questo errore che ho commesso, altrimenti avrei potuto essere ancora in quarta posizione in campionato, poteva venire fuori un podio o anche una vittoria forse no, ma un podio forse sì. Peccato, punti buttati via da un errore mio, nelle ultime tre gare per due volte non ho ottenuto punti, però in Belgio ne abbiamo ottenuti veramente tanti e a Monza dovevo fare veramente il colpaccio perché avevo una macchina che sembra fatta apposta per Monza con il motorone che ha, quindi lì veramente dobbiamo ottenere il migliore risultato possibile. Voglio pensare in grande, voglio il podio come minimo, voglio come minimo un piazzamento podio, so che non sarà chiaramente semplice, ma ci voglio provare. Qui a Monza, per dare veramente una grande scossa alla nostra stagione. È chiaro che non possiamo lottare per il titolo, però insomma, già essere il primo degli umani, già finire così in settima posizione, dietro solamente ai Red Bull, ai Mercedes e ai Ferrari, già sarebbe una gran cosa. Dobbiamo stare attenti a Lewis Hamilton, chiaramente, che sta facendo dei grandi risultati in queste ultime gare. E veramente con il vento in poppa, il buon Lewis, sarà veramente difficilissimo tenerlo dietro in classifica fino a fine campionato, ma intanto Monza abbiamo un'occasione per guadagnare punti nei suoi confronti, sperando che prima o poi anche il nostro compagno di squadra, lo Oscar Piastri, si decida a muovere la classifica.